Sul palco d'arrivo del Rally di Catalunya sventolano le bandiere francesi e finlandesi. In terra spagnola, François Delle Curie è stato capace di rimediare al grosso errore commesso al Rally del Sanremo, conquistando un successo che però gli preclude di ambire, almeno per questa stagione, al campionato del mondo piloti. È il terzo successo per il transalpino della Ford, ma la prova catalana ha consacrato il ridato per la quarta volta Yuka Kankkonen. Conoscevamo da tempo le sue doti di calcolatore regolare, ma mai come in questa stagione il finnico si era trovato a vestire i panni della seconda guida. Tutti, i responsabili del Toyota Team in primis, avevano visto in Didier Auriol, il papabile campione del mondo 93. Invece è stato proprio il suo compagno di squadra a batterlo, dimostrandosi come sempre velocissimo sulla terra e più competitivo sull'asfalto, specie nella seconda metà della stagione. Kankkonen entra così nella storia del rallismo mondiale, iscrivendo per la quarta volta il proprio nome nell'Albo d'Oro, ottenendo un poker che mai fino ad ora nessuno aveva ottenuto. Questo comunque non vuole sminuire la prestazione dell'equipaggio Ford Delle Curie Grataloup, leader sin dalla prima speciale di questo rally di Spagna. Ma questo penultimo appuntamento del Mondiale 93 non ha presentato solo i successi della Ford e della Toyota con i suoi due piloti. L'appuntamento catalano, per l'idolo locale Carlos Sainz, ha decisamente un sapore amaro. E il Matador contava di concludere la sua poco fortunata avventura con la Lancia nel migliore dei modi, magari con una vittoria nel rally di casa. Invece, il pilota del Jolly Club Repsol, dopo essersi aggiudicato la prima speciale a pari merito con Delle Curie, aver disputato le altre speciali senza grossi exploit, è stato costretto al ritiro sulla decima per noie elettriche. È così che la Delta se ne va in pensione, dopo 7 anni di glorioso ed onorato servizio. Ma che gusto avrà il mondiale rally dell'anno prossimo senza la Lancia? Staremo a vedere. A proposito di delusioni, è il caso di parlare di Didier Auriol. La passata stagione si era conteso l'iride con Sainz fino alle ultime battute e l'aveva perso, ma la firma del contratto con la Toyota lo faceva ben sperare di rifarsi quest'anno. La vittoria al Monte Carlo doveva essere solo l'antipasto di un banchetto chiamato mondiale, invece si è trasformato in un piatto unico. Il francese, infatti, deve accontentarsi del successo al Principato ed includere nel suo palmarès i 2 secondi posti ottenuti al Tour de Corse e qui in Catalunya. In Toyota non possono lamentarsi con un mondiale piloti ed un mondiale marche vinti quest'anno, ma per Auriol il piatto piange. Altalenante è stata invece la stagione dei nostri Biasion e Fiorio, protagonisti anche nella prova spagnola. Il bassanese della Ford era sbarcato a Loret de Mar con l'intenzione di cancellare gli ultimi 3 ritiri consecutivi e proprio per un pelo non si è dovuto fermare per la quarta volta.
In questa occasione è stata la guarnizione di testa che ha causato la rottura del turbo a penalizzare l'italiano, che così si è dovuto accontentare del quarto posto. È stato il quinto posto ottenuto da Alex Fiorio. Il piemontese dell'Astra in più di qualche occasione è riuscito a staccare tempi da assoluto ed è spontaneo chiedersi come sarebbe finito il confronto diretto tra il Verne e Sainz. A chiudere il discorso introduttivo relativo al Rally di Catalogna è d'obbligo menzionare Alessandro Fassina e Luigi Piroldo. La coppia veneta, con la Mazda 323, con l'esclusione dalla classifica del vincitore Contigno e dello spagnolo Gizeras, si è giudicata il gruppo N e con quello anche la vittoria nella Coppa FIA. C'è da attendere la partenza del Rally RAC per una conferma definitiva, visto che il pilota lusitano potrebbe vincere il ricorso in appello al tribunale della FIA, presentato contro la decisione dei commissari sportivi relativamente al diametro della barra stabilizzatrice anteriore di un millimetro inferiore a quella omologata. Anche nel caso di una soluzione da parte del tribunale, al pilota portoghese non rimarrebbe che acquistare l'iscrizione di un altro concorrente del gruppo M all'ultimo appuntamento della serie iridata. In Catalogna, poi, è stata consegnata nelle mani di Bruno Thierry la prima Coppa FIA riservata alle vetture 2 litri. Il belga, al volante dell'Opel Astra GSI 16 valvole, ha collezionato ben 5 successi su 6 partecipazioni, lasciando ben poco spazio ai pochi rivali. Intanto si vocifera un insistente interessamento alla Formula 2 da parte della Hyundai per il 1994. Grande attesa alla partenza di questa edizione del Rally della Catalogna, per tutto quanto c'è ancora in ballo per il Mondiale. Occhi puntati sui due pretendenti alla corona iridata, Kankkunen e Delecour, ma attenzione al pilota di casa, Sainz, in cerca del riscatto dopo una stagione sfortunata. Inevitabile comunque non preventivare un successo di Didier Auriol o di Mickey Biasion. La prima prova speciale dà ragione a Sainz e Delecour, che fermano i cronometri su 13 e 16 e staccano di 10 secondi Biasion e di 11 la coppia Kankkunen e Fiorio. Delecour si aggiudica anche la seconda speciale, per lasciare poi uno scratch ad Auriol ed uno a Biasion, ed aggiudicarsi 4 successi parziali consecutivi. Costretto a rincorrere gli avversari è invece lo spagnolo del Jolly Club, che sul terzo impegno cronometrato rompe entrambi i semiassi posteriori della sua delta e scivola così in settima posizione, staccato di oltre 2 minuti da Delecour, leader della corsa. Il tratto cronometrato numero 9 vede il successo di Auriol su Delecour e Trail, che inseguono a 9 secondi. La prova di Col di Santigosa ha un sapore dolce amaro per la Lancia. Gustavo Trelles si aggiudica la prova con un tempo di 7.30, ad un secondo Kankkunen, poi Fiorio a 6 e Delecour a 8. Ma mentre l'uruguaiano gioisce, Carlos Sainz abbandona. A quanto pare il motivo di ritiro è legato a problemi di carattere elettrico, noi è alquanto misteriose comunque, visto che dopo l'ammutolimento improvviso della Delta in prova, il madrileno, a distanza di un'ora, ha potuto prendere tranquillamente la strada per Loret de Mar. E mentre cominciavano a serpeggiare i primi sospetti, Sainz lancia accuse alla sua squadra. Delecour, intanto, conclude la tappa al comando, con un successo anche sull'ultima prova della giornata.
left, then keep left over 40 to open air bin right. And very long bad left, tightens. And long bad right, and keep right over 70, the long bad left opens to long K left. 30, long fast left opens. 70. Fast right, and keep left over 40, very long bad right. And open air bin left. 30, long K right, and fast left opens, 100, keep right over 40 and very long bad left, and long medium right. Preannuncia quindi interessante la seconda tappa, con i francesi della Ford e della Toyota a contendersi la vittoria. Delecour si aggiudica la prima speciale della giornata, con Auriol staccato di soli 3 secondi, mentre sulla prova speciale numero 14 le posizioni si invertono. Poi è il turno di Kankkunen, che si impone sulle due prove successive, con i due transalpini sempre in scia, staccati a quel punto di 44 secondi. Grazie alla sua sorprendente prestazione, Kankkunen recupera in parte l'oltre un minuto perso sul secondo crono della tappa a causa una foratura. Sembra deciso quindi che la lotta sarà tra connazionali, e l'ulteriore conferma giunge dalla 18ª speciale, quando Auriol rosicchia tutto d'un colpo ben 17 secondi a Delecour, riducendo così il proprio distacco a soli 27 secondi. Prestazione maiuscola quindi per la coppia Auriol-Ossellì, completata da uno strepitoso Kankkunen in ritardo di un solo secondo sul compagno di squadra. La risposta del pilota Ford comunque non si fa attendere, e Delecour infatti a firmare gli ultimi 4 impegni della tappa, concludendo così la stessa ancora una volta al comando. Il suo vantaggio su Auriol è di 35 secondi, mentre Kankkunen, staccato di 2,59, comincia a sentire l'odore del titolo. Proprio sull'ultimo speciale della giornata, infatti, il finlandese ha ereditato la terza piazza, che era di Biasion. Il bassanese, infatti, causa la rottura del turbocompressore, perde oltre 3 minuti in prova e conclude la seconda frazione di gara al quarto posto, con un ritardo sul compagno di squadra di 5 minuti ed 11 secondi. Alle sue spalle Alex Fiorio, che precede ora Trell, penalizzato di un minuto per un ritardo ad un controllo orario. Ormai mancano 7 prove speciali per consacrare il vincitore del Rally di Catalunya e mettere oppure no la parola fine al Mondiale Piloti 93. Delecour ancora una volta è il più veloce sulla prova di apertura, con Auriol che lo segue a 15 secondi ed abbandona così ogni speranza di recupero, ma comunque aggiunge altre 3 vittorie parziali, portando così a 9 i suoi scratch. Ancora una vittoria anche per Kankkunen, sempre più a suo agio sull'asfalto e pienamente meritevole del terzo posto finale, che significa il quarto titolo iridato. Thank you.
tutti. D'acqua mescolate a champagne fanno da cornice alla terza vittoria stagionale dell'equipaggio Delecour Grataloup, che precedono di un minuto Oriol ed Ossellì, che forse speravano in qualcosa di più dalla loro prima stagione in Toyota. Come si è detto poi, terzo posto, tra l'altro logicamente festeggiatissimo, per Juha Kankkunen e Nicky Christ su Toyota, staccati di 4.09 dal vincitore. Biasion e Tiziano Siviero si sono dovuti accontentare del quarto posto a 6.38 dal compagno di squadra. Segue poi la coppia Fiorio Brambilla davanti a Travis, pure su Lancia. Settimo assoluto e primo tra le vetture a due ruote motrici, Bruno Thierry, che precede le due vetture gemelle affidate a Climent e Bardolet. Ottimi decimi assoluti Gomez e Marti con la piccola Peugeot 106 XSI. Questa la classifica dei primi 10 dopo le verifiche tecniche post-gara. È stato infatti escluso il vincitore del gruppo N Coutinho ed il secondo classificato di Xerax. Così Fassina, che si era dovuto accontentare del terzo posto, dopo aver perso oltre 18 minuti sulla sedicesima speciale per la rottura di un condotto dell'intercooler, si ritrova primo nella produzione e virtualmente vincitore della Coppa FIA. A questo punto il Rally Rack potrebbe sembrare un appuntamento inutile, ma non lo sarà. A prescindere dal fascino che offre la gara inglese, Juha Kankkunen, dopo essere entrato nella storia del rallismo con il poker di titoli, potrebbe conquistare un altro record, la 20ª affermazione in un rally di campionato del mondo. Appuntamento da non perdere, quindi, anche perché in Inghilterra si potrebbe avere già conferma di piloti e case in vista della prossima stagione. Con los franceses, la zona de la Daniel Grataloup.
Quando